Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Facciamo il diario di bordo. Diario di bordo South Africa, giorno 3. Siamo appena usciti da Cape Town e abbiamo appena fatto il pieno alla nostra super figa, auto figa. Ho speso 20 euro, era quasi a secco. Sì. Le nuvole si spostano a una velocità indescrivibile. Perché tira un vento. Ideale, davvero. La benzina, tra poco parte la sistola, drammi, gente si faceva la doccia alla benzina. Premio per città più ventosa del mondo a Cape Town. Che rumore sta facendo il vento? Ma senti che rumore? Stiamo guidando da 100 km veramente nel niente. Sono le mucche, sono le mucche. Si diverte così. Mangiucchiate? Sembra questa l'ora di mangiucchiare? Sì o no? Sì o no? Allora, stiamo guidando da circa una trentina di chilometri sullo sterrato. Ne abbiamo altri 30 prima di arrivare al Deup, alla riserva. E credo di aver incontrato tipo 3 o 4 macchine stamattina. Però per fortuna almeno oggi il tempo è bello. In africano godurioso, come dicono gli africani. Il tempo è gulula malele. Gulula malele. Eccoci su Ellendam. Allora, questo è il Deup. Abbiamo già fatto un notevole giro, siamo arrivati fino al mare, alla sabbia, alle dune, al deserto bianco. Abbiamo visto gli impala, abbiamo visto gli struzzi. Manu, ma non volevi salutare gli struzzi? Ma sai che tu hai ragione. Ragazzi, ciao, sono io! Ciao!
adesso percorriamo questa lunga strada e usciamo al The Hope e seguiamo il nostro giro.